6, 7, 8, 9, 10. No bigger on a trip, but you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you see, you can see what you get. And I bet that you are a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls worldwide on the planet. Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. And now I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon. Siamo qui in diretta da Expo Levante, direttamente dallo stand di Atomic Animation Art. Qui parliamo con il responsabile dello stand, che si chiama Piero Di Leo. Buonasera. Buonasera. Come sono andati questi giorni qui in fiera? C'è stata molta affluenza. Come hanno reagito poi i visitatori alla visita dello stand? Beh, allora, l'affluenza non è stata entusiasmante, nel senso che, voglio dire, ieri e oggi c'è stato un po' più di gente, ma siamo secondo me al di sotto delle medie degli anni scorsi, quindi, però, tutto sommato l'importante è esserci e dare visibilità. Speriamo che entro stasera ci possa essere un flusso maggiore di ospiti. Per voi è importante l'animazione di una festa, di un evento, di un qualsiasi evento particolare in modo? Quanto ci tenete all'organizzazione di tutto quanto? Beh, effettivamente per noi l'animazione è la linfa della nostra organizzazione. Noi facciamo parte di un tour operator che si chiama Viva Vacanze, alla quale forniamo l'animazione. E ovviamente durante i villaggi, durante l'estate, offriamo ai villaggi i nostri animatori. Però durante l'inverno diamo anche la possibilità ai privati di usufruire delle nostre animazioni, feste di compleanno, feste per bambini, ricevimenti, eventi, feste nei locali, nei centri commerciali. Chi ha animazione, chi ha voglia di fare animazione, può rivolgersi a noi. Dall'Expo Levante, siamo qui nello stand del Comitato Pugliese per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Anche qui all'Expo Levante, appunto, si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia. E siamo con la presidente del Comitato Pugliese, che è Bianca Tragni. Allora, signora Bianca Tragni, quindi di che cosa tratta il Comitato Pugliese per i 150 anni? Che cosa ha organizzato, sì, appunto, per i 150 Unità d'Italia? Abbiamo voluto festeggiare l'Unità d'Italia a livello popolare, cioè per tutti. Abbiamo cominciato dalle scuole, bambini e ragazzi. Abbiamo fatto un concorso, di cui c'è lì il manifesto, per tutte le scuole pugliesi. Hanno risposto a centinaia. Adesso stiamo selezionando i lavori e poi faremo una grande premiazione all'inizio dell'anno scolastico nuovo. Questa è la prima iniziativa. La seconda è stata questa, un libro agenda in cui ci sono tutti i fatti, i personaggi, gli avvenimenti della Puglia. Cioè qui non c'è Vittorio Emanuele, Cavour, ci sono i nostri eroi che nessuno più ricorda. Mentre sono grandi uomini, veramente noi siamo rimasti esterrefatti e commossi a riscoprire questi uomini. Ogni mese comincia con quattro personaggi, poi nel corso del mese si racconta la vita del personaggio. Ogni giorno ci sono gli avvenimenti accaduti in quel giorno, quando? Nei 60 anni, dal 1799 al 1861. Gli avvenimenti, i personaggi, i fatti nazionali. Con questa agenda noi vogliamo arrivare a tutti, alla casalinga, allo studente, all'operaio, al professionista, a tutti, perché uno, segnando i suoi impegni, i suoi ricordi, le sue cose, legge i fatti dell'Unità d'Italia e commemora l'Unità d'Italia. È bello, appunto, conoscere quello che è avvenuto in questi 150 anni di storia, a partire, appunto, dai bambini terra, e dalla nostra terra. Per esempio, abbiamo scoperto eroi purissimi come Maria Antonietta De Pace, che era una donna di Gallipoli, presa dal senso della giustizia, da bambina si è impegnata per i poveri, per perseguitati, poi è entrata nella Carbonaria, è stata una mazziniana fervente, ha tessuto le tele, il tessuto proprio di questa congiura liberale contro i Borbone, è stata arrestata, è stata processata, è stata torturata, poi quando finalmente fu liberata e arrivò Garibaldi,
la presentarono a Garibaldi. Garibaldi rimase esterrefatto della storia di questa donna e la volle con sé nell'entrata a Napoli. Ora, questa donna è di Gallipoli. A Gallipoli esiste soltanto una strada intitolata lì e una scuola. Noi chiediamo di fare un monumento. Questa è l'iniziativa del comitato. Una bellissima iniziativa questa, appunto, un'altra eroina che rappresenta un po' la storia d'Italia, per l'appunto. D'Italia e di Puglia, quindi rappresenta le donne, ma rappresenta anche gli uomini, cioè tutti quelli che in quell'epoca si sono sacrificati per la patria. Dopo Anita Garibaldi, benissimo, possiamo dire che benissimo le pace può essere un altro esempio. Esatto, la nostra Anita Garibaldi, diciamo. Ecco, se voi ci date una mano anche a pubblicizzare questa, è un movimento d'opinione che vogliamo creare. Per cui facciamo firmare a chi vuole, vedo la signora sta firmando, una petizione alle nostre autorità perché si faccia un monumento, o a Bari, o a Lecce, o a Gallipoli, non ha importanza dove, perché il personaggio è di tutta la regione. Un'altra iniziativa è il Corbezzoli per mille Garibaldini. Il Corbezzolo si chiama l'albero del risorgimento perché ha i tre colori della bandiera contemporaneamente: il verde della foglia, il bianco del fiore e il rosso del frutto. Lo vedete lì riprodotto. Noi diamo a chi lo vuole una pianta di corbezzolo da piantare in un luogo pubblico, una scuola, un parco, un'aiuola comunale, eccetera, e diamo il nome di un garibaldino, per cui la pianta viene messa insieme alla targa col nome del garibaldino. E quindi questo perpetua il ricordo dell'eroe, ma anche l'amore per la natura, perché l'albero bisogna coltivarlo, innaffiarlo, curarlo, eccetera. Ed è un'altra iniziativa. Ancora, adesso abbiamo proprio lanciato qui in fiera il viaggio sulle tracce dei mille. Cioè noi rifaremo in luglio questo, un percorso all'incontrario. Cioè i garibaldini con Garibaldi partirono da Genova, arrivarono a Palermo, vinsero lungo tutta la Sicilia, risalirono l'Italia meridionale, l'ultima battaglia fu al Volturno, quella decisiva. Noi faremo il contrario, partiremo dal Volturno, poi con l'aereo andremo a Palermo, visiteremo i luoghi, la battaglia di Calatafimi, Milazzo, eccetera, eccetera, e da lì con la nave andremo a Genova. Vedremo Quarto, vedremo la casa di Mazzini, che è una cosa bellissima, e poi con l'aereo torneremo a Bari. Questo è l'itinerario. Chiunque fosse interessato può scrivere a info@clubfedericiano.it. Grazie per la gentilissima informazione. È stata tanta l'affluenza in questi giorni, da giovedì fino a oggi? Devo dire di sì, la mattina un po' meno, perché chiaramente poi il giovedì si lavora, venerdì pure, ma il pomeriggio è stata di più. Forse ci aspettavamo anche di più, ma noi siamo nuovi di fiera, non siamo commercianti, noi siamo persone di cultura, e però è stata molto, molto, vedi, la gente si interessa, entra, guarda, firma, prende il viaggio, si interessa alle nostre iniziative. Interessarsi alle nostre iniziative significa interessarsi all'Italia unita. Siamo ancora qui in diretta dall'Expo Levante, siamo nello stand di Schena Editore, parliamo con appunto la presidente della Schena Editore, che si chiama? Angela Schena. Buongiorno Angela, volevo farle un po' qualche domanda sull'andamento della fiera in questi giorni, quante persone sono venute nello stand e quanti hanno visitato, acquistato libri. Ma quest'anno non siamo molto soddisfatti dei risultati, perché c'è stata poca pubblicità circa in particolare lo stand, il padiglione dell'Expo Libro, per cui la gente che è venuta è più che altro quella che, essendo venuta all'Expo Levante per visitare i vari padiglioni dello sport o del campeggio eccetera, poi si è allungata in questo stand, però sicuramente non un popolo di lettori, per cui si è venduto quella, però abbiamo visto passare gente svogliata e poco interessata al libro. Per quanto riguarda il mercato del libro, per l'appunto, come si sta evolvendo? Ci sono sempre più persone che comprano libri o sono diminuite le vendite? Come vedete un po' il futuro del libro, per l'appunto? Ma guardi, noi, io con altri colleghi editori pugliesi abbiamo messo su un'associazione appunto degli editori pugliesi. Il nostro intento è proprio quello di promuovere maggiormente, in particolare sul territorio, l'editoria pugliese, perché ci sembra giusto che a fianco a quella nazionale anche nelle librerie possa entrare anche la nostra, per cui il nostro intento è quello di fare di tutto perché i lettori si accorgano anche della realtà dell'editoria pugliese, e quindi è questo che vogliamo fare, cercare appunto di
far conoscere maggiormente la nostra produzione. Siamo qui ancora una volta dall'Expo Levante e siamo nel padiglione di Pro Arts SAS e siamo con Raimondo Cucciolla, direttore editoriale Testi del giornale Testi e Umori. È un giornale che si occupa anche di satira politica, quindi la satira politica ancora una anche questa volta presente qui all'Expo Levante. Allora, signor Cucciolla, ci parli un po' di questo giornale e un po' della satira politica attuale. Beh, satira politica attuale, come dicono molti comici, c'è poco da dire, e oramai sono diventati più comici politici, e quindi a noi non ci rimane che raccogliere semplicemente le schifezze che fanno, le cavolate che dicono per fare satira politica. Oggi qui, come voi siete venuti perché avete visto un'opera d'arte, la facciamo vedere? Eccola. Quindi questa crescita di patate viene presentata come da grandi diventeremo gnocche, quindi visto che tutti parlano di bunga bunga, invece di continuare a parlare del perché e del per come questo processo deve far condannare o meno Berlusconi, abbiamo voluto dare il nostro taglio simpatico, satirico, visto che le ragazze giovani italiane li interessano molto, quindi abbiamo fatto questa cosa. La situazione della satira in Italia, ho detto, è... preferirei fare un giornale serio, solo che magari la gente, siccome ho sempre preferito presentare la politica e il sociale in una maniera diversa da quella che viene presentata da tutti i giornali, ho preferito fare appunto un giornale di satira, un giornale che potesse dare degli approfondimenti dei temi politici in una maniera un pochino più leggera, perché penso che la gente sia stanca di sentire, di vedere dei notiziari di politica presentata sempre con le solite liti del dilemma di turno da una parte, del politico di destra dall'altra. O anche, dico, secondo me tra le cose più brutte che ci sono in televisione adesso sono i giornalisti strapagati per fare il giornale o l'Unità da una parte o dall'altra, che ovviamente non fanno altro che prendere le difese dei loro padroni, e quindi la satira, certe volte cerchiamo di essere un pochino più leggeri anche su dei temi pesanti, come per esempio ultimamente abbiamo intervistato gente come Pilinini o gente come Vauro, che certe volte vengono anche criticati per aver fatto della satira su dei temi tipo il terremoto, tipo lo tsunami, e quindi noi cerchiamo di fare sempre una satira sulla politica e non ovviamente su delle cose drammatiche, però quello poi è un tema magari sarebbe da affrontare in un intera intervista o convegno su quello che può essere appunto l'interpretazione satirica di temi anche pesanti, per far vedere che, come è successo all'Aquila purtroppo, quando ci fu il terremoto c'era gente che, pensando ai soldi che sarebbero fatti sulla ricostruzione, rideva di quello che era successo all'Aquila. Quanto è importante la satira per un giornalista? Beh, io sono nato con una persona che mi definivano gli amici simpatici, quindi ho voluto dare questo taglio. Ho detto quello, è un'interpretazione, è una possibilità di poter esprimersi e spiegare l'Italia in una maniera meno convenzionale confronto a quello che sono appunto le televisioni o i giornali normali. Quindi la capacità di far ridere significa appunto poter raccontare delle cose in una maniera leggera, perché appunto penso che la gente sia stanca delle solite, a parte che legge poco. Noi abbiamo fatto un giornale satirico e di approfondimento da 15 anni gratuito, perché alla fine fare un giornale a pagamento rende poco, non si vendono le copie, quindi cerchiamo di campare con gli sponsor, che è comunque una maniera molto difficile come editoria di campare, proprio per poterci esprimere e parlare ad un pubblico più vasto possibile. Poi magari c'è la gente che si legge l'Orosco Pazzo, oppure si legge le Trimoniadi, che sono le nostre Olimpiadi dei Trimoni, in cui cerchiamo di spiegare un termine che è diventato un insulto, che invece aveva una spiegazione storica, e quindi abbiamo parlato di quello che era la cazzarola che si diceva a Bari, perché la cazzarola a Bari, posta sulla credenza della nonna, veniva chiamata trimone, e quindi abbiamo trovato anche l'etimologia del termine per far capire come una parolaccia detta in barese invece aveva una spiegazione storica. Vi dico un'altra: il trimone a Bari provincia era anche la mazza della zappa, e di lì poi anche magari il termine un pochino più sessuale da insulto, che non diciamo magari, ecco, grazie.